Riassumere 108 anni di storia non è per nulla semplice, ma la costante della calzoleria Rossi Cammi di Piacenza, che ha annunciato la chiusura dopo più di un secolo di attività, è sempre stata l'unione viscerale con la sfera privata. La calzoleria Rossi era ed è, ancora per poco, la famiglia Rossi, perché a tramandare la boutique di scarpe è stato un parente dopo l'altro. È un qualcosa che è sempre rimasto nella nostra famiglia, da quando mio nonno Leopoldo e mia nonna Savina hanno iniziato l'attività nel 1912. Successivamente poi è passata ai miei genitori, mio padre Angelo e mia madre Giacinta, e poi è arrivata a noi. La scelta di chiudere non è dettata dalla crisi economica da coronavirus. Abbiamo scelto prima, diciamo che potevamo anche risparmiarci questo. Due guerre mondiali, la famiglia le ha sopportate, ha sopportato la crisi del 90, ha sopportato quella del 2008. Potevamo risparmiarci questo, potevamo risparmiare tutti noi. Io mi auguro che però comunque il commercio continui, anche il nostro piccolo commercio che fa parte comunque dell'Italia. Per noi il ciclo biologico, diciamo, è terminato. Il mestiere è cambiato sicuramente dal punto di vista dei prodotti, delle cose. Quello che è rimasto a me è stato il rapporto con la clientela. Ho visto che da quando mia nonna parlava dei suoi clienti storici che tornavano da lei, mi sono ritrovato adesso, anzi più che altro si è ritrovata mia moglie che segue questa parte, un'enorme partecipazione da parte dei nostri clienti. Quindi il rapporto, secondo me, pur cambiando le mode, è rimasto questo. Un affetto ben visibile sulla parete interna della boutique di scarpe, sulla quale Bruno e Lucilla hanno affisso i messaggi di ringraziamento ricevuti in questi giorni dopo la notizia dell'imminente chiusura fissata per il 30 giugno. Uno dei negozi, pochi, in cui entri e ti senti tra amici. Ho iniziato da ragazzina quando loro erano i primi e gli unici ad avere gli introvabili LDR e con loro ho creato la mia collezione. Con loro che mai una volta mi hanno accolta senza il sorriso, mi sto commuovendo, anche quando non ho comprato niente.